E qual è il motore? Qual è il motore, no, di questa ripartenza della storia? Certamente la morale. Io sono d'accordo con lei. E faccio, mi si fa la pelle d'oca a leggere in nota che c'è qualcuno, no, che ha fatto anche il Presidente, no, della Repubblica, che ha pensato negli anni 70-80 di sostenere, forse per avere spazio in un partito, in PC, in cui non ne aveva di spazio in quel politico, perché era assolutamente adombrato da Enrico Berlinguer, che la politica si possa fare su un piano diverso dall'etica. Cioè, come se si possa fare politica senza morale. Ma forse per ritagliarsi uno spazio, ma perché in questo paese, pur di ritagliarsi uno spazio, si dice un'enormità del genere, che si possa fare politica senza morale? E la È cosa stato detto. drammatica è che erano i miglioristi. Immaginiamo Cioè, che io è una cosa in impegno altro. doveva essere rappresentato. E per ritornare, sarò brevissimo. Ed è perciò che quindi la questione morale, che è il testamento politico di Berlinguer, lei lo dissemina per tutto il libro, la si trova ciclicamente. Perché è solo con l'etica alimentata dalla cultura che si giunge a concepire la legalità. E questo è il trinomio. Giovanni Falcone, no, in uno dei suoi ultimi interventi, che lei porta per grandi passi nel libro, la intravede plasticamente questa questione morale. In che cosa si deve tradurre? No, detta spicciola, no, con questo teorema, le istituzioni non vanno occupate, vanno servite. E questa la legge, no, che trae Giovanni Falcone dalla sua esperienza di magistrato e di uomo avversato dal sistema politico e dai suoi colleghi. Come hanno fatto Sandro Pertini, Aldo Moro, Enrico Berlinguer, con la consapevolezza però che oggi, come lei scrive acutamente nell'ultimo capitolo, i valori dell'etica, della legalità, della cultura, sono avversati attraverso strumenti assai più subdoli e raffinati di quelli di ieri, che tendevano ad impedire agli uomini la conoscenza, sottraendo loro l'oggetto della stessa. Oggi, invece, come lei ha scritto, anche richiamandosi ad autori importanti, il mezzo è quello dell'espropriazione dei cervelli, del campo di concentramento indolore, della mandria disorientata, governata attraverso una forza impersonale, la criptocrazia, che manipola la popolazione con metodi diversi. Per esempio, non solo inducendo al bisogno, ma creando artificiosamente un bisogno. Cioè, io l'altro giorno sono rimasto, dopo aver letto il libro, ho visto con occhi diversi la pubblicità di un telefonino nel quale si fa vedere che l'immagine che è stata registrata, no, attraverso il telefonino è stata fatta, no, da un illustre sconosciuto che ha usato il telefonino ed è diventato un regista. Si induce in questo modo il bisogno, allora, la convinzione che tutti con un telefonino diventiamo Spielberg, Michelangelo Antonioni, ecco il bisogno, l'induzione al bisogno, ecco la criptocrazia. Cioè, si inventano dei bisogni per condizionarci anche nel loro soddisfacimento, anche se è perfettamente inutile, anche se non serve a nulla alla nostra vita e ai nostri autentici bisogni. Bellissimo poi il riferimento finale di quel capitolo, che questo sistema, no, costruisce il consenso e quindi non chiede al cittadino il voto, no, che si esercita attraverso un diritto che si dà al cittadino, ma attraverso il consenso. Si costruisce il consenso, al cittadino si chiede il consenso, non il voto, che è l'espressione di un diritto. Questo è un libro, Presidente, prezioso.
è tanto più prezioso perché non è scritto da quelli che tradizionalmente scrivono i libri di storia, cioè i vittoriosi, ma da uno che ha subito, no, più di una sconfitta, più di una, ma con la speranza sempre alla fine, con la speranza. Ed è una speranza che io ho il piacere di dire oggi, che è stata talvolta indotta anche da un avvocato, perché lei ha avuto al suo fianco degli avvocati, non quando era in auge, ma quando era in difficoltà, ha avuto degli avvocati al suo fianco, perché noi abbiamo, noi prestiamo il fianco al bisogno. Saranno per chi vuole, e anche per me è uno strumento di lavoro utilissimo, perché la categoria che ne esce messa peggio è proprio quella dei magistrati. E non è scritta da un testimone rancoroso, anzi, è da un testimone che è innamorato, che entra, arriva a indossare la toga con grande entusiasmo, con grande amore, e con lo stesso amore, con lo stesso entusiasmo decide a un certo punto di deporla e di non stare lì ad assistere oltre a una situazione che non gli va di condividere. Il libro è bellissimo, e quando si parte dalla introduzione che fa Fulvio Colombo, se uno non conoscesse Fulvio Colombo resterebbe subito concettato da un termine che lui usa per descrivere il libro. È un racconto picaresco. Quando io ho letto questa frase, picaresco, cioè, parliamo della storia, si è fermata, giustizia politica, la testimonianza del magistrato, picaresco. Poi, sapendo la rigidità, la serenità che è posta alla sua rigidità linguistica, Fulvio Colombo, dico, beh, insomma, ci sarà un motivo. E questo motivo io l'ho scoperto presto, perché il libro è diretto e non fa, cerca di allentare le pagine più difficili, più cattive, con una vena di umorismo quasi dissacrante, però è un libro che non fa sconti ai fatti e ai personaggi di quei fatti, e che nei momenti più difficili della narrazione non ricorre a frasi generiche, ma dà un nome e un cognome ai protagonisti, sia ai protagonisti che hanno un ruolo positivo in queste storie, sia a quelli che hanno un ruolo molto negativo. Alberini ci mette in condizione di raggiungere una sorta di pace tra noi e molti protagonisti del nostro tempo. E il magistrato che vogliamo incontrare nella vita di ogni giorno, se abbiamo da chiedere o da dare conto. E il magistrato che vorremmo far conoscere ai nostri figli, che spesso ci chiedono perché ci incaponiamo nel difendere una situazione che invece gli stiamo consegnando e che non è certo quella che abbiamo ricevuto dai nostri padri. E il libro di Alberighi, il presidente Alberighi, incarna quel modello di legalità al quale aspiriamo e sul quale molti speculano, perché avvertono questo nostro bisogno. Alberighi richiama alla mente anche altri magistrati. Non è un caso isolato, per fortuna. Io stesso ritrovo nel libro magistrati calabresi che hanno molto segnato il mio percorso formativo quando iniziavo a fare il cronista di giudiziaria, da Saverio Mannino a Iside Russo. Uno di questi magistrati, che oggi è procuratore generale d'Ancona, collabora per il giornale che io dedico. Quindi io inizio con un ringraziamento vero, forte, ad Alberighi per non essersi arreso, perché durante il libro ci sono, troverete molti momenti in cui era anche corretto, onesto arrendersi. Non era una
hanno come data un periodo in cui occuparsi di anticorruzione o di antimafia non solo non aiutava le carriere, ma anzi le distruggeva. Se io penso a tanti falsi eroi della legalità che circolano oggi nelle redazioni, nelle aule dei tribunali, nelle caserme, rispetto a quelli che invece non hanno avuto mai un'esitazione tra il loro dovere e quello che conveniva alla loro carriera, penso che il debito che abbiamo verso persone come Alberighi, ma anche verso persone come Marisco, anche verso persone come Saccinelli, come Banchi, come tutti i personaggi che noi troveremo nelle storie che Alberighi ricostruisce da di dentro e senza mai farsi prendere la mano da un pur legittimo desiderio di andare oltre la descrizione dei fatti, scendere in qualche dettaglio che avrebbe potuto dare più di un fastidio. Lui spiega bene perché noi abbiamo non il diritto ma l'obbligo di continuare a credere nelle nostre istituzioni a prescindere dalle cose che lui narra. La prima cosa che mi ha conquistato è questo magistrato che usa un linguaggio che è del popolo, che si sente figlio del popolo. Guardate, c'è una pagina stupenda. Ditemi in quale ufficio oggi pubblico, non in quello di un pretore, si presentasse un contadino come quello che si presenta dal pretore fresco di nomina a Merichi e gli dice in dialetto sardo: io sono qua perché voi dovete fare un cavolo di voi dovete fare un'indagine, dovete scoprire perché io che mi occupo meglio, con più cura, con più attenzione, con più dedizione al mio giardino ho delle arance pessime e il mio vicino ha delle arance stupende. Allora, oggi se troviamo un magistrato così tollerante chiamerà il 118 per chiedersi no. Se lo troviamo meno tollerante, più presuntuoso, non lo avvicina proprio, cioè ormai anche rispetto a chi si occupa di liti condominiali ci sono quattro scorte armate che ci impediscono con il... E invece, superata la prima sorpresa che è umana, il pretore Alberighi dice mazzano. E da lì nasce la prima indagine sull'inquinamento, perché le arance, questo poveraccio, non le poteva mai avere buone, infatti i pesticidi di due aziende finivano nel atto di irrigazione del suo popolo. E allora un magistrato che dialoga col popolo, che serve il suo utente, è chiaro che è un magistrato che già facendo questo compie un atto di giustizia. E però io del libro, quindi tolta questo aspetto qui che mi aiuta molto a capire il personaggio, poi cerco di capire dove vuole andare a parlare, perché è una sequenza di cose che dicono ancora stai leggendo, chiudi e scappa. E allora c'è il capitolo sulla P2, ma ancora stai leggendo? Ma come? Io sono un magistrato. Nel capitolo ti metto, titolo del capitolo, la P2 comanda al CSM. Ancora vuoi leggere, chiudi e scappa. Ma io, allora, è una sequenza che sembra fatta per scoraggiare, invece è proprio un atto di onestà verso il lettore e per dire che nonostante questo ognuno di noi non può che fare quello che il suo dovere fare. Ed è per questo che io leggerò un paio di cose che mi hanno particolarmente colpito e perché le leggo. Non tanto per voi che le leggerete meglio di me, ma perché mi interessa qui ed oggi avere la possibilità di capire cosa ha provato quando le ha scritte e quando ha scelto di mettere in quel momento del libro e non in un altro il Presidente Alberighi. Ma inizio dalle ultime parole del libro, perché quando dopo averti scaricato addosso tutti quei
questi i motivi per i quali dovresti solo prendere le due cose e scappare, ti dice che non puoi farlo, ti spiega che non puoi farlo, ti convince a non farlo. E lo fa con queste parole, il Presidente Alberti. Molte persone si chiedono se esista un mondo, un modo per fermare tutto questo. Sì, esiste. La risposta la diede Thomas Jefferson, terzo Presidente degli Stati Uniti. Se un popolo si aspetta di poter essere libero restando ignorante, spera in qualcosa che non è mai stato e che mai sarà. Ma se le analisi di Huxley, Lippmann, Bernays, scusate la mia pronuncia, sono fondate, oggi occorre dare al concetto di ignoranza a cui aveva pensato Jefferson nell'Ottocento un significato assai diverso. Non è certo sufficiente affrancarsi dall'ignoranza con il sapere. Oggi occorre impedire l'espropriazione dei nostri cervelli, identificare e combattere quei centri di potere che li manipolano, difendere e, se necessario, riconquistare la nostra libertà di conoscere e scegliere. Tutto ciò senza dimenticare, anzi nutrendoci del patrimonio delle radici della nostra storia. Ecco perché mi piace chiudere con un'altra risposta che diede un altro grande uomo della storia più recente, Sandro Pertini. La morale è una scienza morta se la politica non cospira con lei e non la fa regnare nella nazione. La democrazia si difende, si sostiene e si rafforza solo con una grande tensione morale. La corruzione è nemica della democrazia. La corruzione offende la coscienza del cittadino onesto. L'esempio deve essere dato dalla classe dirigente e in primo luogo da me che vi parlo. Si colpiscano i colpevoli di corruzione senza pietismi, senza solidarietà di amicizia o di partito. Questa solidarietà sarebbe vera complicità. La politica deve essere fatta con le mani pulite. E poi aggiunse, sempre Pertini, sempre citato da Verini, chissà se un giorno saranno ripagati i nostri sacrifici della resistenza. Senza legalità non può esserci né libertà né democrazia. Coraggio, coraggio. I tempi cambieranno, la storia deve andare avanti. E allora voi capite bene che quando un libro, pur avendo messo sul vostro tavolo tutto quello che di peggio una carriera può incontrare, quella del Presidente Alberini, indubbiamente per le occasioni professionali che ha avuto davanti, ma è ricchissima, ma ognuno di noi nella sua attività quotidiana ha avuto modo di incontrarsi e di scontrarsi con certi grumi di potere, con certi centri non voglio usare il termine istituzionale, anche se lavorano e occupano importanti pezzi delle nostre istituzioni. Però questo è stato. E questo è nella testimonianza di un magistrato che, quando prende possesso del suo ufficio a Civitavecchia, a quella stagione è costretto a dedicare un capitolo che ha per titolo Il mio palazzo è tutto un corpo di reato. E poi gli eroi più noti, gli eroi meno noti, quelli dimenticati. Io resto agghiacciato davanti a una frase del Presidente Alberini quando parla di Giacomo Giaccio Montano. Non era solo, peggio, era male accompagnato e senza pietà aggiunge il suo vicino di Tanza, il giudice con il nome Costa, è stato arrestato l'uccisione di Giacomo Montano perché era il libro paga dei due boss di Trapani. Come vedete anche lì non mette solo, come si trovano in molti libri, i nomi degli eroi e dei martiri, ma si mette anche il nome di chi, insomma, non era certamente estraneo a quelle vicende. E poi il capitolo di
che colma secoli, sono anni, diventa secoli perché per esasperare il concetto di millanterie, di sciocchezze e di illazioni. Di Falcone hanno parlato tutti quelli che avrebbero dovuto tacere. E finalmente invece abbiamo qui in punta di penna un tratto gentile, riservato, pudico del presidente Alberighi che parla delle cene con Falcone e ricostruisce un episodio ignoto a tutti. Alberighi, quando è stato tra i primi ad essere informato da Falcone, che aveva intenzione di accettare l'offerta di Martini. E Alberighi dice: non lo fare. Farei di tutto, meglio che non ne parliamo, perché io farei di tutto per impedirtelo. E però, mentre il discorso va avanti, Giovanni Falcone gli spiega che la sua è una strada ormai che ha provate tutte per lavorare all'interno della magistratura. E la sua è una strada senza uscita, è una strada segnata. Spesso molti di noi fanno delle scelte che sono la conseguenza della scelta precedente, non se la sentono di mollare il campo, sono risucchiati nel loro lavoro, capiteranno spesso. E questo Falcone lo spiega molto bene e gli dice: guarda, non posso più andare avanti così. È un inciaccio morale continuo. Facendo come fanno loro, le conseguenze saranno incalcolabili, veramente incalcolabili. La cultura del sospetto, dice ancora Falcone in quella cena drammatica a casa del presidente Alberighi, non è l'anticamera della verità. La cultura del sospetto è l'anticamera del comunismo. Poi era stato profetico ancora Falcone lasciando il CSM e commentando così con Alberighi: mi stanno delegittimando. Cosa nostra fa così? Prima insozza la vittima e poi la fa fuori. E quando però tutto questo non basta a convincere Alberighi sulla bontà della scelta di andare al ministero, di entrare dentro il palazzo e da lì far partire quelle cose che non riusciva a realizzare nella periferia, che non poteva più fare nella sua Palermo, lui spiega le ragioni per le quali si fida, spiega Falcone, le ragioni per le quali si fida dell'offerta che gli viene fatta da Martelli, e nello spiegarle convince anche il riottoso presidente Alberighi, il quale dice: Giovanni, mi hai quasi convinto, ma secondo me è così ancora più rischioso, è molto rischioso, perché Martelli è stato eletto in Sicilia proprio nel momento in cui la Magna si è sentita tradita dalla DC e ha orientato i voti su sì. Io credo che non appartenerebbe a Martelli una politica troppo dura nei suoi confronti. Potrebbe sentirsi tradita per la seconda volta, con le conseguenze che puoi immaginare. Falcone: vuoi dire che Martelli rischia la fine di Lima? Alberighi: sì, o lui o te. Scusami Giovanni, ma te lo devo dire. Falcone: non mi importa, tanto io sono già nella loro gente. E allora noi possiamo essere travolti ogni giorno dai piccoli egoismi, dai piccoli calcoli. Avevo selezionato altre pagine che riguardano Pertini, ma non voglio aggiungere altro. Avevo preso il discorso che Pertini fa dentro il CSM. È bellissimo il dialogo che col quale Pertini davanti al Consiglio Superiore della Magistratura mette a posto Maccanico, dice: mi tirano dalla giacchetta, ma io vado avanti e voi giovani non vi fate tirare dalla giacchetta. Le scoprirete, perché il libro è veramente una cosa che vi prende,
è un po' un pugno allo stomaco, però è anche la forza di capire, di dire che questo paese ha offerto pessimi esempi, ma anche è stato animato da splendide figure. Noi, ripeto, abbiamo da combattere ogni giorno con piccole e grandi defezioni, con piccoli e grandi tradimenti. Però io penso che non è possibile immaginare una vita che sia orientata solo ed esclusivamente sulla convenienza, sulle piccole cose domestiche, sui rischi a cui ognuno di noi. Io capisco bene, vengo dal paese, vengo da Locri, io capisco bene cosa c'è dietro le intimidazioni. Solo gli sciocchi sottovalutano la macchina bruciata, perché non è, nel mio paese a un certo punto era diventato rischio anche il postino, perché pretendevano, se hanno bruciato la macchina, che pretendevano che non consegnasse una raccomandata dichiarando sconosciuto il destinatario. Ecco, immaginate che in realtà è quella dove anche al postino si chiede un atto di eroismo per fare il suo dovere. Però perché si ricorre a questo? Perché dietro poi c'è tutto un sistema, c'è la famiglia che ti chiede conto, c'è tua madre che sta in pensiero, ma non è possibile evitare in quelle battaglie. Io non faccio qui una riflessione, un appello, non ho titolo, non ho veste, ma anche e soprattutto leggendo il libro del Presidente Almeri, se la storia bussa alla nostra porta, non basta mettersi le mani sulle orecchie, a tappare le orecchie, perché anche nel momento in cui, adesso non vorrei andare a De André, anche se voi vi vedete assolti, siete lo stesso coinvolti, anche se proviamo a tapparci le orecchie, a fare una vita nella quale non ci sporchiamo, ma non impediamo che altri sporchino. Poi vi capita l'occasione, il libro, l'incontro con il Presidente Almeriti, ed è brutto per chiunque di noi abbassare lo sguardo, perché nessuna delle sue stagioni, né in quella di pretore, né in quella di magistrato che poteva fondare, che ha fondato una componente importante della magistratura italiana e poteva rappresentare l'ANM, in nessuna delle sue stagioni ho trovato esitazioni sulle scelte di fondo da fare da parte del Presidente Almeriti, e non so se ringraziarlo più della testimonianza che c'è nel libro o in quella che ci viene dalla sua vita vissuta. Questo è il mio contributo. Due anni mi ha fatto aspettare, però. E devo ringraziare, nonostante tutti i rimproveri che gli ho fatto da ieri sera, da stamattina, in questi giorni, il colonnello Capieri, che alla fine mi ha convinto a venire e ha fatto bene. Perché io penso. Cioè, ecco, quello che ho respirato in questa ora, che ho sentito i due relatori, è la compagnia, la mancanza di solitudine, l'esistenza di persone che io non conoscevo, nelle persone che io non conoscevo, di sentimenti e ideali che mi hanno accompagnato tutta la vita. Quindi, persone come noi non sono sole. Il problema grosso è che le persone come noi, fatemelo dire,
mentre le persone negative si incontrano il come, progettano il come, ed è anche per questo che altri vincono. Io cercherò di non annoiarvi, pensando al mio rapporto, perché io prima di tutto vi devo dire perché mi sono messo a scrivere, cioè dopo, perché aver dedicato quasi 40 anni alla mia vita professionale, in pensione ho deciso di scrivere. E l'ho fatto per due ragioni. La prima è perché non sono rimasto soddisfatto dal bilancio delle verità conquistate dalla magistratura italiana. La verità reale molto spesso non ha avuto uno sbocco nel giudiziario. E domani presenteremo un altro mio libro, La borsa di Calvi, a Belmonte. A Belmonte. E io vi invito a leggerlo. Io non ho paura di fare propaganda dei miei libri, perché vi devo dire subito che non mi paga nessuno, cioè non ricevo. Se dovessi dire quei soldi dei miei libri sarei un barbone, diciamo. Per cui non ho ritegno a invitarvi a leggere anche La borsa di Calvi. E vedrete negli ultimi capitoli le sentenze. Faccio una critica spietata alle conclusioni dei processi dell'omicidio di Calvi, della ricettazione della borsa di Calvi. Quindi il bisogno di affermare la verità nei miei libri e di farla conoscere il più possibile, questa verità. Anche perché sono convinto che la conoscenza della verità sia presupposto della libertà dell'uomo. E più l'uomo conosce verità, più è libero. E più l'uomo è libero, e meno si fa condizionare dai metodi di persuasione occulta e delle scomposizioni del cervello. Io credo che la scommessa che noi abbiamo davanti, noi come popolo italiano, come cittadini italiani, sia quella di non di resistere all'espropriazione dei nostri cervelli. Quello che diceva molto bene l'avvocato, mi hanno rubato tante cose che avrei detto io. Mi fa piacere, che l'abbiate dette voi. Un flash su Giovanni Falcone, e che è l'altra ragione per la quale io mi sono determinato a scrivere. Io ero molto amico sia di Giacomo Sciascia Montalto che di Giovanni Falcone. E Giacomo Sciascia Montalto, quando è stato ucciso dalla mafia trapanese, io mi precipitai a Trapani e sulla scrivania c'era un biglietto, telefonare a Mario. Ecco, io ho interpretato questo biglietto come un comando che Giacomo mi faceva per continuare ad avere un rapporto con lui. Quindi ho scritto anche un libro che ancora non è uscito, perché il mio avvocato me l'ha impedito fino adesso, non lo sta censurando un po' troppo, e io comunque lo sto facendo fare, prima o poi uscirà, e sulla storia di Giacomo Sciascia Montalto, che aveva come vicino di stanza appunto un pubblico ministero legato a Mario e che è stato ucciso perché indagava anche su di lui. E poi Giovanni Falcone, io sento un obbligo, ho sentito da sempre un obbligo morale, perché Giovanni è morto perché è stato lasciato solo, soprattutto nei poteri, forse in invidia, non lo so, però vedrete sul libro, è inutile che vi dimostri sul punto. E quando veniva a casa mia, scusatemi se vi racconto questo aneddoto molto privato, ma credo di averlo
cena e si metteva a giocare con mia figlia. Eravamo tutti e due, eravamo alla stessa età. Dico, ma Giovanni, ma è possibile mai che tu vieni a trovare me e ti metti a giocare con mia figlia? Ma tanto era pure tu, figlio, ci abbiamo la stessa età, anch'io sono arrivato alla paternità molto tardi. E la risposta fu agghiacciante: non posso mettere al mondo degli orfani. Così mi rispose. Ecco, allora io scrivo per non lasciare soli queste persone, ma io ho fatto l'esempio di Giacomo Ciacciamontato, di Giovanni Falcone, ma come diceva giustamente il giornalista, sono tanti altri che sono morti perché lasciare soli. Il senso politico di questo libro, vorrei dire due parole su questo, ma anche questo è stato già detto, non è, vedete sui giornali in continuazione scontro magistratura politica, non è affatto così, lo scontro è tra la politica e la legalità, cioè noi viviamo in un paese dove la politica non vuole che si affermi la legalità in questo paese. Io questa frase che forse potrebbe suscitare qualche perplessità, ci sono le prove di questo e io le ho scritte nel libro. Voi pensate che fin da la storia si è fermata perché questo è un fenomeno, cioè voi pensate soltanto questo: la magistratura non ha il compito di governare il paese, ha il compito di accertare i reati, i singoli reati, ha il compito di accertare le illegalità. A volte succede che nell'accertare le illegalità viene scoperchiato un fenomeno illegale. Per esempio, nel processo di Tangentopoli è stato evidenziato il fenomeno della corruzione che esisteva tra il mondo imprenditoriale e politica. Oggi mi fa ridere, si parla a Roma di mafia capitale, ma il rapporto tra la mafia e alcuni centri di potere, non soltanto politici, ma anche economici, finanziari, c'è sempre stato. Anche qui si potrebbe fare un altro libro, la storia si è fermata, non c'è niente di nuovo. Voi pensate che quando io, giovane pretore entusiasta, poi purtroppo per me, per la mia famiglia, molto spesso i miei figli sono cresciuti in assenza, processo del petrolio, io avevo evidenziato il fenomeno della compravendita del Parlamento italiano, cioè i petrolieri pagavano il 5% delle leggi che loro preparavano, il 5% dei profitti che quelle leggi da loro preparate pagavano ai partiti di governo. Questo era il processo del petrolio. Scende con un tiro, perché lo sa, svuotò l'appartamento di Piazza Trevi dicendo: io sono l'erede, si è portato via tutto. Io mi sono opposto, per la conseguenza di questa mia opposizione mi hanno sfiduciato come presidente della fondazione, però siccome io sono un po' come calabrese in testatura perché sono di origine sarda, ho fatto una nuova associazione intestata a Santo Presidente, bravissimo, e in questi giorni sto facendo una battaglia per ottenere l'appartamento di Piazza Trevi che è stato restituito al Comune di Roma e che il sindaco Alemanno l'ha messo in vendita. Prima battaglia che sono riuscito a vincere, che non è più nell'elenco delle case in vendita, e adesso vediamo se cederanno quello fatto d'uso come aveva fatto quel giorno il suo tempo alla cosa. Ma Pertini, Falcone, Berlinguer, allora non so se voi avete fatto per alleggerire un po' la nostra conversazione, avete mai visto il film Oltre il giardino, un film da sé, è la storia di questo giardiniere che ha sempre fatto giardiniere e basta, per cui sa parlare soltanto in termini di giardinaggio,
ha un bel giorno un incidente stradale con un'impiegata della Casa Bianca, e lui si mette a parlare come se parlasse a un suo collega di giardinaggio. E questa signora, segretaria lì alla Camera Bianca, alla Casa Bianca, lo mette in contatto col presidente degli Stati Uniti. È una favola, ma è una favola che ha un grande significato, questo film. E lo mette in contatto con il presidente degli Stati Uniti d'America. E lui va lì e parla sempre di giardinaggio. A un certo punto, non dico soltanto che in estrema sintesi, gli viene fuori la frase e dice: perché sa, quando distrattamente si tagliano le radici, la pianta muore. Il presidente degli Stati Uniti d'America coglie questa frase, convoca il congresso e fa un discorso di un'ora e mezzo sulla memoria, sulle radici della civiltà americana. Se il Presidente degli Stati Uniti d'America ha fatto un discorso, adesso il corso esagerato, un'ora e mezza, per parlare 10 minuti e un quarto d'ora, perché non è che ci abbiano fatto delle radici molto, molto sviluppate, gli americani, ma noi ce le abbiamo, come se ce le abbiamo, delle grandi radici, le stiamo tagliando, e se tagliamo le radici della nostra cultura, la pianta muore, la democrazia muore. Purtroppo è quello che sta succedendo in questo periodo, secondo me. Ma io non sono pessimista, come è stato messo prima in evidenza, e se no non sarei qui. E credo molto a quello che diceva Giambattista Vico, corsi e ricorsi. A un certo punto è assolutamente inevitabile che ci sarà un ricorso, e quindi una nuova linfa alla nostra democrazia. Io da un pezzo che aspetto il ricorso, vediamo prima o poi avviene. Ma volevo tornare come ho iniziato, perché stavo dicendo che molto spesso l'azione della magistratura evidenzia dei fenomeni patologici di illegalità. Chi deve curare questi fenomeni patologici di illegalità? La politica. Negli ultimi 40 anni, che lasciamo perdere Berlusconi, Berlusconi si è spogliato, era nudo, abbiamo visto tutto quello che era Berlusconi, ma già prima, processo del petrolio, io ho fatto negli anni 70, 73, 74, ho messo in evidenza quello che vorrei raccontare prima. Come ha reagito il potere politico? Curando il fenomeno della corruzione tra petrolieri e politica? No. Curando la rete del ragno che noi avevamo sfondato, che noi pretori avevamo sfondato, io mi ero utilizzato le intercettazioni telefoniche. Nel giro di 15 giorni il Parlamento italiano ha tolto ai pretori il potere di intercettare i telefoni. E questo è un esempio. Tangentopoli, all'indomani di Tangentopoli è stato abrogato il falso bilancio, che era lo strumento del quale si erano serviti i magistrati. Allora, questo è il conflitto tra politica e legalità, cioè tutte le volte nella storia del nostro paese che alcuni magistrati hanno superato i limiti accettati dal potere politico nell'accertamento della illegalità, il potere politico, anziché fare. Io rimasi, ma neanche vi volete informare che io scendo a Roma con 60 finanzieri e ci faccia questo ordine scritto, noi non vi informiamo. Dopodiché, poi l'hanno scontata, che sono stati trasferiti immediatamente. Però, dopo 15-20 giorni, vengono arrestati sia il comandante generale della Guardia di Finanza, Raffaele Giudice, e gli dice: non bisogna fare il nome, io faccio il cognome, e Raffaele Giudice, e poi c'era il generale Lopretti, che era il comandante, tutti e due
componenti dell'Associazione per Delinquere della P2 diretta orchestrata da Lucio Genio. Quindi questi ufficiali della finanza che mi avevano invitato a fare l'ordine scritto di non informare, evidentemente sapevano, è un esempio di grande onestà intellettuale, di grande professionalità, di grande indipendenza. Ecco perché io ho scritto quella frase.